Io sono Gian Andrea Seguso Bellotto e faccio parte della famiglia Seguso che fa vetro a Murano dal 1397. Con i miei fratelli, la nostra generazione è la 23esima, senza interruzione nella lavorazione del vetro. Sono un appassionato di vetro, è una materia che ho imparato a conoscere fin da bambino e vivo in questo mondo da molto tempo, da quando ero piccolo, con qualche pausa di studio. E sono parte attiva dell'azienda Seguso Vetri d'Arte, che è il marchio storico della famiglia Seguso. La Seguso Vetri d'Arte, che è la nostra azienda oggi, rappresenta una delle aziende leader, si direbbe, per il vetro di Murano, veramente fatto a Murano. Noi facciamo vetro nel modo tradizionale, esclusivamente fatto a mano, ma guardando avanti. Il nostro disegno interno è sempre in evoluzione. È un'evoluzione che però non va solo nel design, ma si esprime con una forte connotazione muranese. Lavorare in Seguso oggi vuol dire lavorare con aziende private e soprattutto con residenze private, e abbiamo la capacità e vogliamo mantenere la forte identità eclettica della famiglia. Quindi facciamo lampadari, vasi, arredamenti, lampade, bicchieri, oggettistica. Cos'è Murano oggi? Oggi Murano è una realtà sicuramente in decadenza, in grande difficoltà. Paga una lunghissima tradizione che si è mescolata sottopelle e profondamente con un turismo di massa che ne ha drogato l'economia. Questo ha fatto sì che oggi, molto più che un tempo, ci sono moltissimi prodotti che culturalmente non hanno grande valore. E lo sforzo dovrebbe essere, deve essere, per me è quello di mantenere alta questo significato, che non è solo nel prodotto, è anche nel come ci si avvicina, nel tenere in mente i dettagli, nel mantenere una tradizione, però innovandola, guardando avanti. Questo non è semplice. Questa dicotomia tra turismo e tradizione è la grande sfida alla quale dobbiamo rispondere nel futuro, sicuramente. L'arte in Seguso si manifesta soprattutto con una grande dedizione, con una disciplina ferrea e fortissima nel mantenere una linea di artigianalità e arte fortissima. È un prodotto che probabilmente una mentalità più orientale capisce di più, perché l'arte è nel gesto e il vetro si forma grazie al gesto. E un gesto fatto bene dà luogo a un'opera proporzionata. E in questo è il continuo tentativo di fare arte in Seguso, ma nel mondo del vetro, secondo il mio modo di vedere. Ed è proprio questa materia calda, incandescente, che viene plasmata dalla forza di gravità, dalla temperatura e dagli strumenti, è naturalmente figlia del movimento. Quindi l'arte è nel gesto. Progetti, idee in Seguso ce ne sono molte, ne abbiamo tantissime. Una cosa che ho imparato da mio nonno, da mio papà e con i miei fratelli: abbiamo moltissime idee, moltissimi progetti. Uno di questi, nel 2018, ci è valso la menzione d'onore al Compasso d'Oro,
per il nuovo modo di raccontare l'azienda. Le nuove idee non devono essere solo nel prodotto. Le nuove idee per noi sono nel capire come oggi la Seguso può essere ancora attuale, può funzionare ancora, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista culturale, di mantenere un messaggio. La difficoltà non è nell'avere progetti, non è nell'avere idee, è a volte nel metterli in ordine, nel capire che cosa fare prima, nel capire che cosa ha senso fare, ma questo vale per tutte le generazioni, credo.